Vediamo che lo sciame sismico continua, è vero che le nostre faglie non sono attive, non dobbiamo creare allarmismi, siamo tutti d'accordo, ma la paura, come si suol dire, fa 90 e ce l'abbiamo tutti la paura, anche quelli che non sono venuti oggi qui perché non vogliono metterci la faccia oppure si vergognano e mandano avanti noi. Non ci importa, quanti siamo? 100? 80? 50? Non fa niente. Siamo noi che rappresentiamo anche quella parte di città che ha paura e lo vuole far sapere, vuole sicurezza per i nostri figli. Vi informo anche che il nostro comitato, che si è riunito l'altra sera, ha intenzione di allargare questa richiesta di sicurezza anche alle strutture pubbliche, non solo alle scuole, perché noi ci rechiamo tutti i giorni, non so, in comune, al tribunale, nell'archivio di Stato, per altre, voglio dire, altre, ovviamente non ci andiamo tutti i giorni, come i nostri figli a scuola, ma dobbiamo pensare anche ai dipendenti pubblici che lavorano all'interno di queste strutture che non sono sicure. Quindi allargheremo le nostre richieste anche a tutti gli edifici pubblici del comune di Sulmona. Io vi ringrazio per aver partecipato, perché ci avete messo la faccia, il coraggio e soprattutto la voglia di dire che la sicurezza per i nostri figli è la cosa più importante, la cosa principale. Quindi grazie a tutti e ci vediamo all'interno di Palazzo San Francesco. Andiamo al comune, facciamoci un po' bello.